allenatore di Corti a Mezzanotte qui a Galatina. Buonasera Piero. Buonasera. Allora, è un percorso artistico e non solo, ce lo puoi spiegare? Sì, è un progetto che parte su una volontà dell'amministrazione comunale di Galatina per valorizzare tutto quello che è il prodotto turistico-culturale della nostra città. Quindi naturalmente il centro storico sposa tutte queste caratteristiche, avendo naturalmente diverse corti ben conservate e fruibili, avendo dei beni monumenti all'interno con le piazze annesse. E quindi da questo progetto che raccoglie tutto quello che è il nostro patrimonio turistico-culturale abbiamo aggiunto l'evento e quindi degli spettacoli musicali che segnano il percorso da tracciare ai turisti e tutta quella che è la nostra enogastronomia tipica con i nostri prodotti locali e naturalmente il buon vino. E tutto questo naturalmente accompagnato dalla nostra cornice del centro storico con le luci soffuse del calde del nostro centro storico. Una bella serata col cielo stellato e siamo contenti veramente perché i visitatori di questa sera sono numerosi e quindi vuol dire che il prodotto ha risposto bene. Sì, vediamo anche noi una folla abbondante di persone, di turisti che girano per Galatina, però posso farti una critica Piero? Allora, noi abbiamo notato che vicino Santa Caterina c'è un punto dove c'è della gastronomia. Sì. Non c'è una sedia, un tavolo. Abbiamo visto i turisti seduti sul sagrato, sì, è una brutta cosa, sulla basilica. Rispondere, purtroppo per dover rispettare le leggi che ci sono state imposte per questa serata, dopo tutte le problematiche dovute alle sagre, non abbiamo potuto mettere i tavoli con le sedie. Quindi ti ho risposto... Sì, ma la legge dice anche che non si può sostare sui sagrati e fare bivacco, ecco. Sì, con i vigili di vicino c'è gente che manca. Mi dispiace, quindi comunque avviseremo i vigili e faremo spostare la gente che sta sul sagrato. Però ti dico che con quello che è successo in questi giorni nelle altre manifestazioni non abbiamo potuto mettere i tavoli con le sedie per una serie di regolamentazioni che sono state fatte, purtroppo le leggi non le faccio io e ci siamo dovuti adeguare a quelle che sono le normative d'oggi. Questa è una risposta anche a molti cittadini, sì, che ci hanno fermato, ci hanno notato, fatto notare questa cosa. Purtroppo non le abbiamo potuti mettere, quindi questa è stata la problematica. Speriamo l'anno prossimo con una regolamentazione diversa di poter soddisfare il turista anche in questo. Ti ringrazio. Grazie. Siamo con l'assessore Pacella, buonasera assessore, benvenuto a Galatina ovviamente. Buonasera a voi e chiaramente grazie a chi mi ha voluto invitare qui ad essere ospite di questa bellissima iniziativa. Lei ha già fatto il giro del il percorso? Abbiamo appena iniziato, questa è la prima corte e chiaramente già da questa visita di questa prima corte c'è il segnale di un evento sicuramente elegante, di un evento d'eccellenza e su cui bisogna secondo me investire e fare in modo che possa far sì che questo evento diventi un evento che continui nel tempo. Questa attenzione sul centro storico galatinese che è uno dei più belli della provincia di Lecce, già prima l'abbiamo notato con Caligi di Stelle, ora lo stiamo notando con Corti a Mezzanotte, cosa si potrebbe fare di più per valorizzare questo centro? Ma sicuramente ecco, Galatina purtroppo subisce la estrema vicinanza del comune capoluogo e chiaramente questo è risultato in questi anni un handicap. Però ecco, la rivalutazione con continui eventi, quale appunto quello del ritorno di Caligi di Stelle, perché non dobbiamo dimenticarci che Caligi di Stelle è nato a Galatina e quindi sicuramente è giusto che sia ritornato a questa città, ma anche questo evento di Corti a Mezzanotte, come tantissimi altri della lunga estate salentina, sicuramente sta dando questa opportunità di un rilancio di questa città. Rilancio che merita, ripeto, soprattutto perché è piena di beni monumentali importanti, basti ricordare la Basilica di Santa Caterina che è sicuramente una delle basiliche più belle d'Italia e quindi proprio per questo, proprio perché ospita la Basilica di Santa Caterina, la città di Galatina merita questo ed altro, ma ecco non soltanto chiaramente la Basilica, non possiamo dimenticare che il tarantismo è nato qui a Galatina e quindi chiaramente è necessario un riscatto di questa città, ma con le attenzioni da parte di tutte le istituzioni e con una sinergia in modo particolare con gli operatori, è necessario che Galatina, grazie anche a questi eventi organizzati in maniera elegante, ritorni ad essere la città della bellezza che è giusto che sia riconosciuta. Corti a Mezzanotte, un altro evento per Galatina. Sì, l'ennesimo diciamo, di questa stagione così ricca, speriamo che
i cittadini come anche i turisti abbiano apprezzato e continuano ad apprezzare, visto che andrà avanti insomma, fino a settembre inoltrato. Mi sembra un evento ben riuscito, vedo gente passeggiare, consumare, mi sembra insomma una bella serata. Sì, no, gente c'è tanta, abbiamo fatto già un giro noi, abbiamo visto che molti turisti che girano per le corti e per il centro antico di Galatina. Però devo fare come l'ho fatta prima all'organizzatore. Ho sentito. Io rifaccio nuovamente la domanda all'assessore, perché molti cittadini ci hanno fermato e hanno detto: ma è possibile non avere un tavolo e vedere tutta questa gente seduta sui gradoni della Basilica di Santa Caterina? Sì, ci sono dei problemi organizzativi, nel senso che la consumazione al tavolo avrebbe comportato altro genere di autorizzazioni e quant'altro, per cui già quello era un buon motivo. Ma comunque ciò non toglie che questa manifestazione è la prima, spero, di una lunga serie nei prossimi anni a venire, e magari si può affinare man mano l'organizzazione, assolutamente, per offrire un servizio sempre migliore. No, perché è un po' bruttino vedere bivaccare su una basilica a livello internazionale. Assolutamente, assolutamente, però starebbe anche un po' al senso, no, civico di ognuno di noi, forse, no? Riuscire a distinguere dove potersi fermare e dove no. Comunque, ripeto. No, abbiamo dato una risposta ai cittadini, perché ci hanno fermato a farci notare questa mancanza appunto di un appoggio dove poter. Sì, ripeto, era una difficoltà di ordine oggettivo, nel senso che consumazione al tavolo avrebbe comportato altre autorizzazioni, altro tipo di procedimenti più complicati, più complessi, e in questa serata era difficile riuscire a fornire quel tipo di servizio. Cioè, non toglie, ripeto, che negli anni a venire si può anche pensare di farlo, assolutamente. Stiamo con Stefano Garrisi, buonasera Stefano. Buonasera. Anche tu qui a Corti a Mezzanotte stai esponendo i tuoi lavori? Sì, sto esponendo i miei lavori e ne sto realizzando uno in diretta, perché penso che far capire l'arte attraverso il lavoro che c'è dietro sia uno dei migliori modi per spiegarla, diciamo. Ecco. Stefano si occupa di scultura? Sì, io mi occupo di scultura, diciamo soprattutto di portare avanti un po' la tradizione proprio barocca, che è quella che vedete qui in questa corte dove sto eseguendo questo pezzo. E poi anche di scultura proprio contemporanea, per cui diciamo partecipo a delle mostre sia in Italia che all'estero con arte proprio contemporanea, per cui diciamo ecco, questa è diventata la mia vita dopo 15 anni dedicati a un altro mestiere, sì. Quindi Stefano sta lavorando in diretta qui in questa corte di Galatina, appunto per Corti a Mezzanotte. E cosa stai eseguendo in questo momento? Sto realizzando un albero d'ulivo a tutto tondo. Diciamo, in questo momento ho iniziato, chiaramente ho solo riportato, pressoché solo riportato il disegno. E ci vorrà circa un mese e mezzo per portarlo a termine, perché dovrà essere lavorato da tutti e quattro i lati. Beh, noi sì, dicevo, a me piace molto essere produrre qualcosa che è legato al nostro territorio, perché mi esalta proprio la natura salentina, penso che succeda a tutti noi in realtà, però. Quindi vedo un blocco di pietra leccesa. Sì, di pietra di Cursi proprio, sì. Un blocco di pietra leccese, io lo faccio invecchiare 4-5 anni all'aria aperta, e in maniera tale che diventi compatto, duro, in maniera che si possa avere una migliore finitura, e insomma il risultato mi piace di più, ecco. Stefano, non resta che augurarti tanti in bocca al lupo e tanti auguri, ovviamente. Grazie mille, anche a voi per il vostro...